Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro telegiornale dedicata alle azioni messe in campo dai sindaci della Sicilia centro-meridionale a sostegno dell'agricoltura locale. Ieri, importante incontro a Gela per pianificare nuove azioni a livello nazionale. Vediamo. Sono pronti ad alzare il tiro promuovendo una mobilitazione nazionale. Gli amministratori dei comuni della Sicilia centro-meridionale che hanno preso parte ai cortei di protesta dei giorni scorsi per difendere e promuovere prodotti locali dell'agricoltura. Adesso si punta alle sedi istituzionali che hanno maggiori competenze in materia di politiche agricole. Importante incontro ieri a Gela per pianificare dunque le successive azioni. Abbiamo stilato un documento in merito alla manifestazione del 14. Oggi invece siamo riuniti per decidere quali sono le azioni da intraprendere a seguito della mancanza di risposte che sono venute dal vertice di Bruxelles, almeno ad oggi. Quindi non ci possiamo fermare con delle azioni spot, non ci fermeremo alla manifestazione del 14 e siamo qua per vedere quali altre azioni intraprendere. Sicuramente Palermo, Roma, Bruxelles sono delle mete evidenziate che sicuramente verranno prese in considerazione. Vediamo se siamo tutti concordi nel prendere il prodotto siciliano e a posto di buttarlo. Di farlo, di svenderlo, prenderlo e portarlo direttamente nei palazzi dove si prendono le decisioni e regalarlo direttamente alle persone, perché non è possibile farci derubare così del lavoro dei contadini. All'incontro erano presenti diversi amministratori dei comuni viciniori, il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia. Il fronte dei comuni e dei sindaci a sostegno dei nostri agricoltori, qualche risposta potrebbero anche ottenerla. Già la dichiarazione dello stato di crisi, la cui proposta sta per essere presentata, se già non lo è stata, in queste ore praticamente, alla giunta regionale. Così come le dichiarazioni del ministro Martina in ordine all'attivazione delle misure di salvaguardia sono due delle richieste che provenivano dalla nostra azione di protesta, dobbiamo fare di tutto perché anche la ristrutturazione dei debiti, la moratoria e la sospensione delle procedure esecutive e soprattutto un riequilibrio dei costi di produzione che ci possa rendere competitivi rispetto ai prodotti che entrano dal Marocco e da altre parti del mondo, sono le misure su cui dovremo continuare a lottare. Il problema naturalmente è sentito ormai da tutti, dagli operatori, dalle organizzazioni sindacali, dalle città, dai cittadini in genere, che sentono il bisogno di difendere questo settore perché è alla base delle nostre economie. Noi su questo stiamo lavorando perché bisogna andare avanti, diversamente il settore trainante della nostra economia con un PIL molto elevato ha bisogno di risposte e su questa azione che stiamo portando avanti non si intreteggia e non ci fermiamo. Continuano incessanti controlli interforze tra la Polizia Municipale di Gela e la sezione radiomobile dei Carabinieri di Gela. Ieri mattina una vasta operazione di polizia non aria è stata eseguita presso il mercato settimanale, il cui perimetro è stato totalmente cinturato dalle forze di polizia per eseguire controlli a tappeto dell'intera area. Sono stati sequestrati 1000 CD privi di marchio SIAE, 2 quintali di prodotti ortofrutticoli, 46 orologi, uno stereo e attrezzature per bancarelle con impianto elettrico. Inoltre una persona è stata deferita all'autorità giudiziaria per violazione in tema di marchi contraffatti e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 500 euro. Intensa giornata questa mattina alla scuola Paolo Emiliani Giudici. Vediamo. Cerimonia di premiazione questa mattina presso l'auditorium della scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela, diretta da Giovanna Palazzolo. Sono stati consegnati i riconoscimenti agli alunni che hanno partecipato al progetto indetto in occasione della giornata dedicata alle donne. Nell'ambito del progetto Donna abbiamo pensato di istituire non un concorso ma una ricerca per tutte le classi della scuola media che scegliessero una donna che secondo loro meritava di essere nominata
è presentata durante la festa della donna. Tutte le classi praticamente hanno partecipato e hanno scelto delle donne le più disparate. Qui si va dalla Madonna ai Santi, Santa Rita, alle donne di Gela, alle donne della storia, dello spettacolo, dell'attualità. A consegnare i premi il capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, Lucia Lotti, anche lei scelta da una classe come esempio di donna. Avere un riconoscimento da parte dei giovani e dei ragazzi in particolare, anche dei ragazzi ancora non tanto grandi, è una soddisfazione enorme. E non solo dal punto di vista mio strettamente personale, ma per il fatto del significato, per il significato che questa scelta sottintende. I ragazzi, anche i ragazzi, hanno riconosciuto la presenza dell'istituzione, quindi questo credo che sia un passaggio davvero significativo. La nostra classe ha scelto Chiara Cocchiara perché è una donna dal quale dobbiamo prendere esempio, poiché lei all'età di ben 26 anni aveva già 4 lauree in astrofisica. È una donna da cui dobbiamo prendere esempio perché lei crede, e secondo me è una convinzione fondata, che per poter ricostruire Gela in meglio è necessario portare il lavoro anche qui, e per portare il lavoro deve prima farsi una fama per poi farla guadagnare anche a noi. E abbiamo scelto Santa Rita da Cascia perché, oltre ad essere stata una santa, è stata figlia, moglie e madre. Siamo alla politica. In merito alle dichiarazioni rilasciate dal segretario regionale del Partito Democratico Fausto Raciti, con un sorriso replichiamo al nostro caro segretario che siamo contenti del tempo che finalmente sta dedicando al partito di Gela, consapevoli che noi non siamo per il partito delle tessere false, dell'autoreferenzialità, delle correnti, delle spartizioni e degli accoltellamenti alle spalle. Lo scrivono in una nota inviata alla stampa i promotori del congresso del PD Rinasce PD, che si è svolto domenica al Teatro Eschilo di Gela. Sappia il nostro caro Fausto che domenica non c'era soltanto l'area renziana, c'erano uomini e donne libere del Partito Democratico, elettori simpatizzanti che chiedono una svolta al PD. Tanto è vero che, leggiamo ancora nel documento, abbiamo eletto un segretario e un presidente che da uomini liberi non appartengono a nessuna area. Esultiamo all'interesse di Fausto Raciti verso il PD gelese dopo non essere mai intervenuto nei 3 anni senza segretario, in cui nel partito si davano il cambio nel tentativo di fare la pelle al sindaco del PD Angelo Fasulo, fino a riuscirci in campagna elettorale. Adesso, conclude la nota, decida lui da che parte stare. Noi, con il nostro entusiasmo, la nostra storia, le nostre idee e tanta passione, vogliamo costruire un PD diverso, aperto a tutti e non a parenti, amici e quadrupedi fedelissimi, un partito responsabile in cui non si sente più la puzza della vecchia politica. Vota sì per fermare le trivelle. Non solo un invito, ma anche il nome del nuovo comitato referendario territoriale promosso dal circolo locale di Legambiente, che dice no alle trivellazioni in mare per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi, quali petrolio e gas. Il prossimo 17 aprile, infatti, i cittadini saranno chiamati a recarsi alle urne per il referendum abrogativo sulle trivellazioni. E il presidente dell'associazione ambientalista, Alessandro Giugno, ha spiegato durante una conferenza stampa nel foyer del Teatro Regina Margherita perché bisogna impedire che venga abrogata una norma introdotta nell'ultima legge di stabilità che consente di estrarre idrocarburi nella zona di mare che si trova vicino alla costa. Il comitato referendario nasce per coordinare tutte le forze cittadine, comunque del territorio, sia delle associazioni, sia dei partiti, sia dei singoli cittadini, affinché ci sia un'azione capillare di divulgazione delle ragioni del sì. Perché stiamo assistendo a un assurdo silenzio da parte dei mass media, tant'è che risulta essere l'80% della popolazione italiana disinformata sull'esistenza del referendum stesso. Per questo ci riuniamo, metteremo in campo delle azioni proprio per sensibilizzare la popolazione e convincerla ad andare a votare, perché è fondamentale raggiungere il quorum ed è importante dare un segnale a chi ci governa, far sentire quali sono le motivazioni della popolazione, dei territori, portarle a Roma e convincere chi governa a garantirci le politiche energetiche moderne. Ad aderire al comitato anche le associazioni ambientaliste, movimenti cittadini e le sigle sindacali locali. Il WWF aveva chiesto da tempo al governo Renzi, che evidentemente non è molto attento alle
problematiche sulla tutela dell'ambiente, di accorpare questo referendum alle prossime elezioni amministrative in modo da risparmiare almeno 350 milioni di euro. Purtroppo il governo, evidentemente per boicottare questo referendum, perché non lo si vuole annullare tramite il mancato raggiungimento del quorum, dicevo, questo governo purtroppo ha deciso di indire questa tornata referendaria domenica 17 aprile. Perché vogliamo difendere il nostro mare, soprattutto non solo quello siciliano, ma il mare italiano, perché votando sì a questi referendum noi praticamente diremo no alla realizzazione e alle trivellazioni, alla continuazione delle trivellazioni sui nostri mari a distanza inferiore delle 12 miglia. Sarà attivato lunedì 21 marzo prossimo un nuovo servizio per i pazienti oncologici di Gela, il domicilio attivo. Si tratta della possibilità di seguire a domicilio i pazienti già in trattamento presso l'unità di oncologia dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, che hanno difficoltà a recarsi in ospedale o a seguire con esattezza le indicazioni fornite dai medici. Il progetto è rivolto dunque a pazienti, per lo più anziani, le cui patologie oncologiche e sensibili alla terapia sono cronicizzate. L'infermiera a domicilio aiuterà il paziente a seguire le prescrizioni del medico. Ci sarà anche a disposizione un numero di telefono dedicato. Il progetto sperimentale ha come capofila l'ASP di Siracusa, mentre l'ASP di Caltanissetta ha aderito con il reparto di oncologia dell'ospedale di Gela, diretto dal dottore Roberto Valenza. Sono state le note delle colonne sonore scritte da Ennio Morricone, recente premio Oscar, a fare da ouverture alla giornata della legalità organizzata dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Musiche interpretate dall'orchestra dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Caltanissetta. Una dicotomia per mandare un chiaro messaggio ai vecchi e ai giovani in onore di un grande vecchio, ma la musica suonata da un'orchestra di giovani. Il messaggio che ha voluto lanciare il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, guidato dal colonnello Luigi Macchia. Il rispetto delle regole è il filo conduttore della mattinata. Signor Generale, cosa significa insegnare la legalità ai giovani? Significa fargli capire che sono loro l'Italia, sono loro lo Stato. Non devono demandare ad altri la difesa dei propri diritti. Testimonia il presentatore della giornata Salvo La Rosa, conduttore televisivo, giornalista, che ha raccontato i vari capitoli in cui è stato suddiviso l'evento. Cosa significa parlare di legalità ai giovani utilizzando il loro linguaggio per non farli stancare? È fondamentale, perché la prevenzione sicuramente in questi casi è molto utile, per cui cominciare ad educare i ragazzi al concetto di legalità è fondamentale. Quant'è importante che queste cose le dica un personaggio pubblico per loro? È importante sicuramente, perché noi abbiamo questa possibilità di essere conosciuti e di godere anche, come dire, di un rapporto di amicizia, di fratellanza con queste persone, con i ragazzi, con il pubblico che ci segue. Diventiamo popolari, molte volte siamo anche particolarmente amati, per cui abbiamo questo dovere di metterci a disposizione. Il Teatro Regina Margherita, pieno in ogni ordine di posti, riempito dai giovani, gli studenti delle scuole, che sono stati gli ospiti privilegiati per parlare della contraffazione, dell'illegalità, dell'abusivismo, della fruizione della musica in maniera corretta. Messaggio lanciato da Miele è ulteriormente sottolineato dal prefetto Maria Teresa Cucinotti. Oggi si parlerà anche della musica, la musica che si scarica illegalmente. Ci saranno dei messaggi, lo vuole dare lei un messaggio ai ragazzi? Ma i ragazzi, penso che per loro la musica sia anche un'altra componente indispensabile. È illegale scaricarla e su quello non ci piove, eppure è giusto che comunque la musica non debba costare tanto, e quello è pure importante. Quindi un invito per il mercato, per calmierare un po' questi prezzi della musica ed essere tutti più contenti. Premiati dal sindaco di Gela gli atleti della Gymnastics Club, che hanno conquistato il gradino più alto del podio ai campionati nazionali di cheerleading. Vediamo.
Sono stati ricevuti a Palazzo di Città dal sindaco di Gela Domenico Messinese gli atleti gelesi della squadra Starlight della Gymnastics Club presieduta da Walter Miccichè dopo aver conquistato il titolo di campioni nazionali alla recente competizione di cheerleading che si è svolta a Novara. Il gruppo di giovani atleti è guidato dall'istruttrice Simona Scerra. Questi giovani atleti a Novara hanno portato alto il nome di Gela. Sono classificate prima in molte discipline e hanno fatto vedere che con grande sacrificio si riescono a ottenere grandi risultati anche con i pochi mezzi che per adesso sono a disposizione. È veramente una gioia avere queste grandi risorse per la città a disposizione del nostro comune, insomma, che portano avanti il nome della città e di tutto, insomma, il movimento sportivo gelese. È bello vedere, insomma, questi ragazzi che hanno, insomma, un'età anche molto verde, che sono davvero così consapevoli dei loro mezzi, dei loro risultati, e oggi ci hanno portato allegria in questa riunione di giunta. Finali nazionali a Novara, campionati assoluti, ottimi risultati perché abbiamo ottenuto una doppietta, due titoli italiani in un doppio e in una categoria singola. Siamo strafelici perché ovviamente questa è la soddisfazione massima per un tecnico, in questo caso di Simona Scerra, che ha condotto queste atlete a questi alti risultati. La soddisfazione è sicuramente anche degli atleti e dei genitori, perché si sono visti sul podio, il gradino più alto italiano, i loro figli, e questo ci dà orgoglio, soddisfazioni non soltanto alle singole persone, ma chiaramente a noi come città e come associazione. Ci riteniamo soddisfatti perché abbiamo avuto conferma ancora una volta che lavorando duramente in palestra alla fine i risultati arrivano. Arrivano anche le gratificazioni per questi ragazzi che spesso e volentieri arrivano in palestra un po' disarmati dal fatto che magari non avendo fatto sport hanno bisogno di lavorare tanto. Lavorando tanto alla fine sono stati ricompensati e questo campionato italiano ha riconfermato noi sui podi più alti rispetto a tante altre regioni che invece abbiamo lasciato alle spalle. Mi sono divertita molto, anche se mi sono stancata un mare allenandomi, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il momento più emozionante è quando mi hanno classificato. Ho gareggiato nella categoria Chill Dance della Stile Junior insieme alla mia compagna Giulia Marina Sonte, e posso parlare della gara dicendo che è stata davvero stupenda, mi sono divertita tantissimo, sono state davvero delle grandi soddisfazioni per me, perché dopo un duro allenamento poter andare ad una gara nazionale per me è stata davvero una grande soddisfazione. Termina qui la prima parte del nostro telegiornale, adesso la linea va alla regia per la pubblicità, tra poco restate con noi. Bentornati in studio e apriamo la seconda parte del nostro telegiornale raccontandovi una vicenda che arriva da Caltanissetta. Nell'era della comunicazione 3.0, dove ormai la tecnologia e l'innovazione la fanno da padrona, il sistema sanitario nazionale sembra essere rimasto indietro di anni. La legge nazionale infatti non prevede la concessione di comunicatori di nuova generazione per le persone con ipoacusia, ma solo di comunicatori telefonici ormai desueti. Nessun ausilio invece per chi è affetto da autismo. A farne le spese sono soprattutto le fasce deboli. È il caso di una bambina di 11 anni con autismo che dal 2014 attende un comunicatore dinamico iPad, un servizio di cui ci eravamo occupati lo scorso anno. Nonostante il dirigente sanitario dell'ASP un anno esattamente fa aveva, diciamo, promesso ai media che avrebbe risolto nel giro di un mese e mezzo la nostra richiesta, e così togliendo questa disparità di trattamento rispetto ad altre ASP della regione Sicilia. Però nonostante i nostri solleciti ad oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Speriamo che con questa nuovamente intervista riusciamo a ottenere qualche risposta. Un iter farraginoso quello per la concessione del comunicatore, come affermato dal direttore sanitario dell'ASP Marcella Santino, che sembra essere stato risolto. Siamo riusciti giusto nei giorni scorsi, prima devo dire che il genitore non ci ha dato il tempo di comunicarglielo personalmente, ma siamo riusciti a trovare una soluzione, nel senso che nel caso specifico il soggetto è soltanto in via sperimentale, in quanto non c'è una norma
che sancisce questa nuova modalità, quindi io ci tengo a dirlo, in via sperimentale, per vederne anche gli effetti, anche perché la tecnologia avanza, diciamo, non quotidianamente, ma ora per ora, abbiamo trovato una soluzione, che è quella di prendere i fondi da un altro capitolo di spesa, che è proprio quello dell'autismo, e di sperimentalmente cominciare a provare sotto la supervisione del centro autismo di San Cataldo o di Gela, a secondo di dov'è, di qual è la residenza del paziente. Stiamo provando a fornire un nuovo comunicatore tra i più moderni e che possa essere utile per vedere sperimentalmente quanto funzionerà nella riabilitazione di questi soggetti, perché per noi la cosa fondamentale è la sanità, la cosa fondamentale è la riabilitazione dei soggetti, e quindi siamo anche disposti, la direzione strategica col direttore generale, il dottore Iacono, sta facendo proprio delle sperimentazioni per trovare di volta in volta soluzioni che possano essere adeguate e rispondere realmente ai bisogni di salute, ma delle fasce fragili in particolare. E adesso la nostra consueta rubrica in breve, vediamo. La casa del volontariato Social Cohesion Factory, un'ex scuola abbandonata, è diventata spazio urbano rigenerato dedicato all'educazione e alla convivenza democratica. Lunedì 21 marzo alle 16.30 nella sala conferenze recentemente ristrutturata grazie all'opera gratuita di alcuni imprenditori, i rappresentanti della società civile consegneranno a 250 studenti delle scuole superiori il passaporto del volontariato. Gli studenti saranno impegnati in 21 progetti sociali all'interno di tutti i quartieri di Gela. Si occuperanno di manutenzione del verde, distribuzione di alimenti e indumenti, assistenza ai disabili e agli anziani. 21 progetti di educazione alla convivenza democratica per formare cittadini non solo attivi ma anche solidali. Nel passaporto del volontariato saranno certificate le attività svolte e le abilità acquisite. Arriva a Gela Vivere alla Grande, il documentario sul gioco d'azzardo che racconta quella che è una vera e propria invasione nella vita della popolazione italiana. Grazie alla disponibilità del Cineteatro Antidoto di Macchitella, domenica 20 marzo sarà possibile assistere ad una doppia proiezione. Gli orari sono fissati per le 17.30 e le 20.30. Il costo del biglietto per l'occasione sarà di 5 euro. Sarà presente anche il regista del film, il pugliese Fabio Leli. Parla della Sicilia dal punto di vista femminile il film documentario Cose di donne, che sarà proiettato al Cineteatro Antidoto il 18 marzo prossimo alle 21 con ingresso gratuito. 6 storie di donne che hanno in comune l'essere nate in una terra femmina per eccellenza, con i suoi miti, le sue leggende che si sono avvicendate e sovrapposte nel tempo. Il docufilm di Lorenzo Daniele, che ha vinto il premio Archeoblogger alla 26esima rassegna internazionale del cinema archeologico di Rovereto. Tra le donne protagoniste c'è l'archeologa gelese Angela Catania, presidente dell'Archeoclub Giovani. Sabato 19 marzo alle 21 al Teatro Eschilo la compagnia Liotru porterà in scena Le sorprese del divorzio. La rassegna è promossa dall'Associazione Culturale Demetra, presieduta da Maria Giannone. Il costo del biglietto è di 10 euro per le associazioni no profit che volessero partecipare con i loro associati. È possibile accreditarsi e ottenere un biglietto di 5 euro. La stessa riduzione sarà applicata a bambini e universitari. Per informazioni 333 4183 893 oppure presso il botteghino del teatro. C'è lo sport, il calcio, mancano 4 giornate alla fine della stagione regolare nel campionato di eccellenza e il Gela ha un piede e mezzo in Serie D. I biancazzurri sono pronti a far festa, domenica si gioca con la Pro Favara nel campo neutro Dino Liotta di Licata. Vediamo. Tutti i numeri dicono Gela e i numeri alla fine danno sempre ragione. La squadra biancazzurra è ad un tiro di schioppo dalla Serie D. Mancano solo 4 giornate alla fine del campionato e tutti i numeri stanno dalla parte del team presieduto da Angelo Tuccio. 16 le vittorie, 2 in più della diretta concorrente, la San Cataldese, e solo 3 sconfitte rispetto alle 4 rimediate dai nisseni.
più gol fatti, ben 53. Non è quella biancazzurra però la miglior difesa del torneo. Pandolfo e soci hanno subito 20 gol, 4 in più rispetto alla seconda in graduatoria. È l'unico neo, se vogliamo, di una stagione semplicemente straordinaria che dovrà concludersi, così come impone il blasone della società, nel salto di categoria. Nelle ultime 4 partite sono arrivate altrettante vittorie. Il Gela non perde dal 1 novembre scorso. In quell'occasione Nassi e soci furono battuti dal Mussomeli per 1-0. Da allora sono arrivati ben 17 risultati utili di seguito. E bisogna solo proseguire perché la D aspetta proprio il Gela. Per utilizzare una frase tanto cara ai tifosi, la squadra di Totò Bruculeri è solo di passaggio nel campionato di eccellenza. Domenica prossima in campo neutro i biancazzurri affronteranno la Pro Favara. Da calendario si giocherà in trasferta e si giocherà contro una squadra che annaspa in graduatoria con l'acqua alla gola. Gli agrigentini infatti occupano la penultima posizione con soli 24 punti in compagnia del CUS Palermo e sono reduci dalla sconfitta 2-0 rimediata in casa del Mazzara. È chiaro, così come accaduto in altre circostanze, che gli avversari del Gela giocheranno la partita della vita contro la capolista e faranno di tutto per sgambettarla. Metteranno ardore e fisico per tutti i 90 minuti. Ma oramai i gelesi hanno capito come bisogna affrontare quelle che sulla carta sono individuate come gare facili e che alla fine non lo sono affatto. Vincere anche domenica prossima significherebbe mettere una seria ipoteca sulla promozione. Anche perché il compito che aspetta la San Cataldese non è dei più semplici. La squadra di Rosario Marcenò sarà di scena in trasferta contro l'Alba Alcamo, che ambisce ancora ad un posto nei playoff. La pagina dello spettacolo, cominciamo con l'informazione cinematografica. Fuoco a mare, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela. Sono 3 gli orari di rotazione della pellicola, 17.30, 19.30 e 21.30. Sabato 19 marzo alle 21, sempre all'Antidoto, è prevista la rappresentazione teatrale Servizi in Camera, è tutta una farsa, commedia brillante in 2 atti di Emanuele Giammusso. Per informazioni 0933 82 27 07 oppure 338 7143 293. I biglietti sono in vendita presso il botteghino tutti i giorni dalle 17 alle 20.30. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Thank you.